Una Z può in diretta da Sanremo, Manila Nazzaro, Valeria Graci, ci ha raggiunto Francesco Canino da panorama.it. Buongiorno. Anche nel tuo, anche nel tuo caso quel che resta di Francesco Canino. Esatto. Canino e Socchiaie. Allora, tu ieri sera eri lì in sala stampa, per quanto riguarda le nuove proposte, ultimo era il tuo preferito? Sì. Devo dire di sì. Bene. Non solo lui, ma anche lui. E chi era l'altro? Devo dirlo? Sì, sì, certo, dai. Ormai Lorenzo Baglioni. Ah, vedi, ah, vedi, ecco. Lorenzo Baglioni. Ti è piaciuta la canzone o ti piaceva tanto lui? No, più lui della canzone, devo dire. Sì, è stato anche in conferenza stampa da noi e è stata una sorpresa. Come interpretazione, sì, ok, sì. Perfetto. Bene, e oggi dovrai votare anche per quanto riguarda i big. Resta ancora un minutino con noi perché dovrai. No, ce lo puoi. Si possono svelare le votazioni adesso, sì? Ma sì, vedo che su Instagram. Qualcosina, sì. Allora spoileriamo, dai, state con noi. Radio Z. Una Z a pua. Una Z può a seconda, anzi terza ora insieme, signori, sono già passate due. Vedi che perdiamo i pezzi. Perdiamo ancora. Ormai proprio l'ultima ora in cui resisteremo. Con noi Francesco Canino. Allora, puoi svelarci uno su tre delle tue votazioni di questa sera? Allora, io sono molto indeciso, però mi è piaciuta talmente tanto la Vanoni che mi sa che il mio voto, uno dei miei tre voti andrà. Strepitosa, perché voi della sala stampa potete votare tre cantanti. Tre, vero? Cantanti, il voto della sala stampa incide per il 30%, il televoto 50%, il restante 20% invece le giuria demoscopica. Ok. Perfetto, allora bene. La Vanoni, che chissà se arriverà al podio, però devo dire che tra lei e Ron, tra i diciamo classiconi di Sanremo, uno dei due meriterebbe di arrivarci. Assolutamente, no? Sì, sì, perché poi bisogna sempre capire se è la canzone o se è l'interpretazione della canzone, l'emozione che arriva. Ma ne parliamo tra pochissimo. Grazie Francesco, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Ciao. Grazie mille. A tra poco. Ciao.